Bloodborne, un gioco dannatamente affascinante, unico e misterioso, che ancora oggi affascina migliaia di giocatori, con il suo cupo level design e con questa brutalità cruda che lo caratterizza. In questo video approfondiremo la lore riguardante Padre Khazgoyne, raccontandolo attraverso una storia profonda, con lo scopo di analizzare tutto ciò che trasformerà questo boss apparente in un personaggio degno di rispetto e apprezzamento. Essendo questo il primo video trattante Bloodborne, partirò con quella che è una presentazione di Yharnam, la città dove si svolgono gli eventi che sto per narrare, e su chi siano i cacciatori e il morbo che la infesta. Yharnam è una città di architettura gotica che si dirama in cunicole e vie principali, fino alla Chiesa della Cura, posto in cui sono stati fondati gli ordini dei cacciatori e i rituali della purificazione del sangue. Quest'ultima istituzione utilizza la cura del sangue come rimedio a ogni male, non conoscendo i rischi che l'infusione potrebbe avere sui civili. Infatti, saranno proprio gli abitanti di Yharnam a trasformarsi nelle bestie che dovremmo affrontare. Si infonde il sangue antico che può risanare qualsiasi ferita e malattia. L'intera Yharnam predica il culto del sangue, che vedremo poi essere solo l'incipit di quello che è la lore di Bloodborne e su cosa scopriremmo sugli esseri antichi, creature celesti lovecraftiane, in grado di deformare la realtà e viste solo attraverso la coscienza del folle e gli occhi di un pazzo. Concentriamoci adesso sul personaggio principale di oggi. Entreremo a conoscenza di Padre Khazgoyne solo quando, esplorando Yharnam, ci imbatteremo nell'unica casa illuminata dove a risponderci saranno delle bambine, impaurite per la perdita della madre, la quale portava un fermaio rosso, e del padre, un alto rango della Chiesa della Cura a nome di Khazgoyne. La piaga che gira per Yharnam è chiamata Morbo della Bestia, che conduce l'infetto a bramare il sangue, trasformandolo fisicamente e mentalmente in una faina. Nacque così la Notte della Caccia, dove gli abitanti più coraggiosi escono dalle case per dar caccia a questi esseri, capitanati dalla Chiesa e condotti dai cacciatori. I cacciatori sono umani dalle capacità innate nel combattimento. La nostra storia avrà inizio nella clinica di Josefka, nei panni di un cacciatore ferito. Una volta finita la caccia, la chiesa risentiva dei danni delle bestie e Padre Khazgoyne voleva vendicarsi del morbo, andando lui stesso a caccia. Il cacciatore è dotato di abilità uniche nella lotta, nell'uccidere e possedere una elevata velocità nei movimenti, inoltre capace di entrare nel sogno del cacciatore, un limbo dove il cacciatore trova rifugio dalle bestie, dalla morte e dalle malattie. Durante l'ultima caccia di Khazgoyne, il morbo della bestia lo attacca e non farà mai più ritorno dalla sua famiglia. Viola, sua moglie, esce di casa durante la caccia per cercarlo, lasciando le due figlie sole in una casa. Passano gli anni, ma i genitori delle bambine non fecero più ritorno. Continuando il dialogo e accentando la missione di cercarne i genitori, la figlia più piccola ci darà un carillon, dove si distinguono due nomi, Viola e Khazgoyne. Dopo poca strada, troveremo Khazgoyne in procinto di massacrare una presunta bestia, che altro non è che un cacciatore, ex compagno di caccia, di Khazgoyne stesso, sussurrando con dolore la frase: "Tutti saremo bestie e lo sarai anche tu." Questa sarà l'ultima frase che sentiremo pronunciare dal cacciatore ormai corrotto dalla piaga e con l'aspetto bestiale. Durante il combattimento potremo utilizzare il carillon donatoci, la cui musica fermerà qualsiasi azione di Khazgoyne, permettendoci di attaccarlo senza pietà. La musica riprodotta era la traccia del matrimonio dei due. Noi, come bestie, attaccheremo l'ormai inerte Khazgoyne fino alla morte. Qui finisce la storia di questo caratteristico personaggio, importante per averci insegnato che non ci vuole una piaga per rendere l'uomo una bestia, ma solo un motivo sul quale spostare la propria colpevolezza, che sia una missione, una convinzione o più semplicemente un ordine di qualcuno. Padre Khazgoyne aveva ragione sul dire che tutti saremo bestie. L'essere brutale e dimenticarsi della paura e della pietà si rivela l'unico modo per proseguire in Bloodborne, dove anche il più semplice degli avversari è capace di farti quittare il gioco. Essere bestie per poi essere più umani una volta tornati a casa, nel sogno, una casa che il padre Khazgoyne aveva perso per sempre.